Cuore, croce, carità sono i cardini della vita e dell'azione di Madre Gargani, beatificata lo scorso anno, e apriamo questa parentesi dedicandola proprio alle suore apostole del Sacro Cuore. Allora, abbiamo un evento da ricordare e ci colleghiamo subito con Roma, dove c'è il nostro direttore Stefano Campanella in compagnia di Madre Gloria Pasquariello, Superiore Generale delle Suore Apostole del Sacro Cuore. Venerdì prossimo, il 24 maggio, ci sarà la prima festa liturgica della Beata Maria Crocifissa del Divino Amore al secolo Maria Gargani, figlia spirituale di Padre Pio, la prima dei figli spirituali di Padre Pio elevata agli onori degli altari. Ci troviamo a Roma, presso la Casa Generalizia delle Suore Apostole del Sacro Cuore, fondate da Maria Gargani, ed è con noi la Madre Generale, Madre Gloria Pasquariello, alla quale vogliamo chiedere: come vi state organizzando? Cosa avete previsto? Cosa avete programmato per il prossimo 24 maggio? Organizzare, possiamo dire qualche cosa di strutturale, ma iniziare a vivere, stiamo ancora vivendo e assaporando la dolcezza della beatificazione dello scorso anno, per cui è stato un continuo per noi Apostole del Sacro Cuore rivivere questo momento della beatificazione della fondatrice che è quasi come conclusivo l'appuntamento che abbiamo il 24 maggio, prima festa liturgica della Beata, presso la Facoltà Teologica di Capodimonte, la Facoltà Teologica San Tommaso d'Aquino a Capodimonte, nei pressi della nostra casa. È Parliamo di molto Napoli. vicino, parliamo di Napoli ovviamente, molto vicino alla nostra casa madre, dove è sepolta, ormai è reliquia, il corpo della madre nella cappella ormai a lei dedicata. Per cui è stato preparato, come possiamo dire, quasi come conclusione di un itinerario di riascoltare la sua voce, riascoltare i suoi sentimenti, le sue provocazioni, in un testo, il cosiddetto piccolo diario spirituale, a partire dal 1947, quindi dopo l'arrivo a Napoli. Piccolo perché è stato veramente un'obbedienza al suo confessore, Padre Giacinto, che la madre scrive il suo diario. E da parte nostra c'è stato questo desiderio di entrare nei suoi pensieri, nel suo cammino, proprio nell'età matura, dopo la fondazione della congregazione, l'essere arrivate a Napoli 1945, ascoltare un po' quelle che erano le sue emozioni interiori e imitare la sua vita, il suo cammino spirituale. Quindi questo potrebbe essere l'elemento fondamentale di novità, ma al termine della presentazione del diario presso la Pontificia Facoltà di Diario che è Capodimonte, stato pubblicato, pubblicato ecco, dalla lo edizione possiamo anche mostrare, che sì. San Pio da E quindi Pietrelcina. a Napoli verrà presentato per la prima volta il Esatto, 24. in esclusiva verrà presentato, per cui avremo la presenza del segretario della Congregazione dei Santi, Monsignor Bartolucci, abbiamo la presenza e il saluto da parte dell'amministratore della Fondazione Voce di Padre Pio, Padre Francesco Di Leo, Fra Francesco Di Leo, poi avremo la postulatrice, Don Franco Asti, che è stato un po' il curatore teologico del testo, e sarà i miei saluti, quelli della postulatrice, e la conclusione ci sarà la presenza del direttore di Tele Padre Pio, che ha aiutato tantissimo, ha curato veramente tutta la parte della pubblicazione del diario, e le conclusioni saranno di chi ha curato e conosce bene il testo dopo averlo corretto più volte. Quindi, Grazie per questa e ti affermazione. ringrazio in diretta per questo impegno di lavoro che è stato fatto veramente in equipe. Questo volume, che peraltro è abbastanza maneggevole, è formato tascabile, quindi può essere portato anche con sé in tasca o in borsa, ovviamente è diretto anzitutto alle suore apostole del Sacro Cuore, alle figlie, di Maria Gargani, ma è diretto anche a qualcun altro. Soprattutto a coloro che vogliono conoscere meglio i cammini spirituali nell'età matura, gli amici, i simpatizzanti e perché no, anche quelli che non conoscono assolutamente la figura, ma coloro che sul serio vorrebbero riprendere o vorrebbero continuare il loro cammino spirituale e confrontarsi con questa beata, perché alla fine la beata
ha vissuto la sua vita vivendo nella prospettiva della santità, ma nella concretezza del reale, nella concretezza delle responsabilità, delle preoccupazioni, che non era più la freschezza giovanile quando era guidata da Padre Pio, da Padre Benedetto, che era nello slancio affettivo ed emotivo verso il Sacro Cuore e la missione nella Chiesa, ma in un'età matura dove la congregazione era sorta con tutte le responsabilità religiose, civili, amministrative, relazionali con la Chiesa, con la società, per cui vedere la costanza di avere lo sguardo diretto sempre verso il cammino della santità, verso il cielo, utilizzando gli strumenti della parola, della preghiera e anche dell'accompagnamento spirituale, in obbedienza anche al proprio confessore, di continuare a seguire fedelmente il cammino iniziato. Quindi la grande serietà, e vorremmo imparare anche noi ad essere costanti e fedeli nel non arrenderci nei disagi della vita fisica, delle difficoltà, delle relazioni, dei problemi che soccombono. Per cui lei potrebbe essere una luce in un momento della vita, e nelle pagine le luci possono essere veramente tante. Oltre e dopo la presentazione del diario a Napoli, cos'altro ci sarà? Al termine ci sarà la celebrazione eucaristica presso il Tempio del Buon Consiglio, dove lei ha fatto il primo voto, dove ha messo l'abito da suora, dove c'è stato il taglio dei capelli e dove è iniziata la prima vita comunitaria proprio nella chiesa napoletana. E quindi è in quella, possiamo dire, in questo tempio noi ci ritroviamo delle origini, ma anche di celebrare sotto lo sguardo della Madonna del Buon Consiglio, vogliamo celebrare questa festa e affidare a lei il nostro cammino e la gioia di vederla che ci benedice con Maria da quel tempio. Questa celebrazione sarà presieduta dal segretario della Congregazione delle Cause dei Santi, Monsignor Bartolucci, e questo mi fa venire in mente un ricordo, le parole pronunciate dal cardinale arcivescovo di Napoli, Crescenzio Sepe, al termine della celebrazione del 2 giugno scorso, celebrazione nella quale è stata beatificata Maria Gargani. Il cardinal Sepe auspicò che nel giro di un anno la madre potesse essere canonizzata. L'anno ormai è quasi passato, c'è qualcosa che già ci fa presagire prossimo questo evento, oppure dobbiamo attendere ancora, dobbiamo ancora continuare ad insistere con le preghiere di intercessione per ottenere che appunto il Signore conceda un miracolo attraverso Maria Gargani? Soprattutto fedeli che vengono a pregare presso ormai la cappella dedicata a lei a Via Nuova San Rocco di Capodimonte a Napoli, persone che chiedono preghiere incessanti, noi intensifichiamo le preghiere, c'è questa attesa, ma nella volontà di Dio, se è volontà di Dio, potrà ascoltare le nostre preghiere. Ci sono tanti segni che la Beata sta dando, ma sono grazie più spirituali, relazionali, ma attendiamo con fede l'evento del miracolo. Magari, ma il 2 giugno ancora non è arrivato, può darsi che in questi giorni la Beata potrà regalarci qualche dono, però c'è gente che continuamente chiede preghiere per intercessione, veramente perché Dio conceda la grazia e, se Dio vorrà, anche la canonizzazione della Beata. Per concludere vogliamo lasciare la parola a Madre Gargani. C'è qualche passaggio del diario spirituale che l'ha colpita in maniera particolare e che vuol condividere con i nostri telespettatori? Allora, siamo nel mese di maggio e quindi vorrei prendere proprio un testo, una preghiera che lei fa alla Madonna, e dice: «O Maria, Madre mia, a te affido in modo tutto particolare il mio voto di castità, custodiscilo e fa che io sia pura non solo di corpo, ma anche di mente e di cuore. Col tuo aiuto, Madre mia, sono pronta a rinunciare a qualsiasi affetto, anche minimo, che mi possa ancora legare alle creature. Voglio che il mio cuore sia tutto per il mio Dio. Per Lui voglio custodire tutti i palpiti nello spirito di perfetta e totale castità». E penso che questo messaggio
di totale castità e di totalità dell'amore, penso che oggi possa essere davvero un messaggio che deve scuoterci. La castità è la totalità di amare Dio con tutti se stesso, che non è soltanto un qualcosa di puramente fisico, umano, ma è proprio la totalità di dedicarsi totalmente a Dio. E chiede alla Madonna, alla Madre, questo dono. Anche noi, nel mese dedicato a lei, vogliamo chiedere questo dono. Il dono di amare Dio sopra ogni cosa, perché poi sarà lo scopo ultimo della nostra vita, ritrovarci nell'amore in Dio con tutti i fratelli e sorelle che hanno camminato con noi in questo pellegrinaggio terreno. E non ci può essere conclusione migliore per questa intervista. Grazie. Grazie a Suor Gloria e grazie anche al nostro direttore Stefano Campanella. Abbiamo questo appuntamento il 24 maggio, poi ovviamente questo spazio verrà replicato e abbiamo modo anche di prendere appunti. Insomma, preghiera incessante, ascolto silenzioso della parola di Dio, carità operosa ad oltranza. Queste le caratteristiche delle Apostole del Sacro Cuore. E si ricorda la prima festa liturgica di Madre Gargani. Sono attive le suore? Sono apostole, esatto. Sono apostole, cioè non restano ferme, si muovono, rispondono all'invito di Gesù di andare in tutto il mondo, fondando un po' la loro vita e un po' la loro missione su queste coordinate fondamentali che dovrebbero essere proprie di ogni cristiano: la preghiera, la carità, anche la sopportazione della croce, perché non è indifferente, perché non è indifferente in un mondo che sembra scansare tutto ciò che da sentore di croce, quindi di sofferenza, di dolore, avere contatti con delle persone che fanno della croce l'ispirazione del loro ministero, del loro apostolato, è qualcosa di fenomenale, penso. Una rivelazione a proposito di questo ordine, quando doveva essere messo su, insomma, doveva essere fondato, ce la dà Suor Cherubina Fascia, suora apostola anche lei del Sacro Cuore. Ascoltiamo, perché è una rivelazione che prima d'ora non si era sentita. La madre, insieme a tutte e quattro, pensateci, ma come ci prepariamo spiritualmente anche a questo? Avevano fatto anche delle preghiere particolari, novene, però un bel momento, cioè. Allora, tutta la notte del 20 aprile sono stato sul coro della Madonna della Sanità, al santuario. Che pure io poi tutto il periodo che sono stata a Cerenza andavo continuamente, perché prima la casa era rimasta tutta l'ambiente delle suore, così come era la lavanderia dove stavano, e quindi io ci andavo continuamente poi per rivivere anche questi momenti, ecco, della mia madre e anche delle mie consorelle, le prime che mi hanno cresciuta. Per me erano tutte 4-5 mamme mie. Allora, la madre fondatrice mi ha testato, ma sa quante volte io gliel'ho chiesto? Madre, ma veramente avete visto? Sì, Padre Pio tutta la notte è stato insieme a noi sul coro e non l'ho visto solo io, figlia cara. Tutte quante te lo possono attestare. Infatti io andavo vicino a Suor Chiara, dimmi la verità, tu non mi hai detto, ma era bugia da piccola, sì. Teneva per me era una mamma, pure loro, eh. Ma veramente ha visto? Sì. E quante volte gliel'ho chiesta a Madre Michelina la stessa cosa, tanto che un giorno mi disse: Madre mia, ma guarda un po' a questo, ma quante volte te lo dobbiamo dire? Ecco. Bella questa testimonianza di Suor Cherubina, insomma, fortemente voluto da Gesù che ha ispirato questo ordine, ma anche con la benedizione di Padre Pio che è apparso proprio durante la veglia. È una buona immagine per dire comunque la vicinanza di Padre Pio, insomma, anche all'opera, la benedizione. All'opera che stava nascendo, perché fondare un ordine è sempre qualcosa di straordinario, non è mai facile, specialmente per una come Madre Gargani che un po' dalla storia sappiamo ha subito delle vessazioni, ha subito degli intralci un po' a questo suo desiderio che lei sentiva forte in sé come realizzazione della sua vocazione in Gesù e per l'aiuto degli altri. E quale migliore intercessore se non Padre Pio per il fruttificare di questa opera bella. Esatto, come figlia spirituale, insomma, è stato il marchio, se vogliamo. Ecco. Allora, chiudiamo questa parentesi dedicata alle Apostole del Sacro Cuore, ne apriamo un'altra subito dopo una breve pausa.